Oggi ci occuperemo dello studio della poetica di Giacomo Leopardi e realizzeremo un focus su alcuni dei canti. La poetica di Giacomo Leopardi è orientata anzitutto al rifiuto del vero come elemento poetico. A differenza della tradizione, presente soprattutto nella poesia lombarda e nel romanticismo lombardo, prima ancora in Parini e poi in Manzoni, in cui raccontare la verità attraverso la poesia diventava una missione, uno degli scopi fondamentali della poesia, Leopardi preferisce al vero il vago, l'indefinito, la rimembranza, ovvero il ricordo. Sono queste le componenti fondamentali del tessuto poetico. Del resto Leopardi lo dichiara apertamente nello Zibaldone. In più passi noi troviamo espressi i principi della sua poetica. La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro se non perché il presente, qual che egli sia, non può essere poetico. E il poetico, in uno o in altro modo, si trova sempre consistere nel lontano, nell'indefinito, nel vago. L'indefinito, il vago, legati al ricordo, sono dunque gli elementi fondamentali dell'ispirazione di Leopardi, il quale spesso ritorna nello Zibaldone su questi principi, con affermazioni simili, ad esempio: anzi, osservate che forse la massima parte delle immagini e sensazioni indefinite che noi proviamo pure dopo la fanciullezza e nel resto della vita non sono altro che una rimembranza della fanciullezza, si riferiscono a lei, dipendono e derivano da lei, sono come un influsso o una conseguenza di lei. O anche, in specie, vale a dire, proviamo quella tal sensazione, idea, piacere, eccetera, perché ci ricordiamo e ci si rappresenta alla fantasia quella stessa immagine, eccetera, provata da fanciulli e come la provammo in quelle stesse circostanze. Cosicché la sensazione presente non deriva immediatamente dalle cose, non è un'immagine degli oggetti, ma della immagine fanciullesca, una ricordanza, una ripercussione o riflesso dell'immagine antica. E ancora, al piacere che noi proviamo, contribuisce la varietà, l'incertezza, il non veder tutto e il potersi perciò spaziare con l'immaginazione riguardo a ciò che non si vede. E Leopardi fornisce anche una spiegazione di alcune sue poesie, per esempio dell'infinito. Ora si pone una questione a proposito di questo grande poeta, e cioè la sua appartenenza al romanticismo. Non c'è dubbio che Leopardi si consideri fondamentalmente un classicista, e del resto anche a questo si deve la sua amicizia con Pietro Giordani, il leader dei teorici del classicismo. Ma della classicità e del classicismo, Leopardi rifiuta il carattere accademico e pedante che spesso aveva assunto. E opta per una interpretazione che i critici definiscono come classicismo romantico, presente del resto anche in molti autori, soprattutto inglesi del periodo romantico, basti pensare a Lord Byron, per i quali il mondo classico, il mondo antico, costituisce un modello, una fonte di ispirazione e non semplicemente una realtà da studiare e da imitare in modo pedissequo. Leopardi è certamente un romantico per quanto riguarda la sua opzione a favore della lirica, della poesia che esprime la soggettività dell'autore e la forma poetica che egli predilige, ma si distacca dal romanticismo per più di una ragione. Anzitutto per la sua filosofia, che contrasta con lo spiritualismo del pensiero romantico.
Leopardi è in questo invece legato alla lezione dell'illuminismo. I suoi principi filosofici si ispirano al sensismo, cioè alla filosofia che riporta tutte le esperienze umane alla fonte originaria della sensazione, e al materialismo, ovvero non considera l'esistenza di altre realtà che non siano quelle legate al mondo materiale, anche se naturalmente la sua poesia rappresenta una rielaborazione fantastica del mondo che pure è presente e che rifiuta, come abbiamo visto, a favore di una teoria della visione che è fondata sul vago, sull'indefinito e sul ricordo. Ma Leopardi è anche in contrasto con il romanticismo italiano, con gran parte di esso, soprattutto con il romanticismo lombardo, a cui abbiamo fatto cenno riferendoci a figure come quella di Alessandro Manzoni o anche a personaggi minori come Giovanni Bercè. Era quello un romanticismo volto a raccontare il vero, l'oggettività delle cose, dei processi storici, ed era animato da intenti di carattere civile, morale e patriottico, cioè era sostenuto da un intento pedagogico che in Leopardi è del tutto assente. Dal romanticismo Leopardi condivide del romanticismo una posizione che risaliva a Rousseau, quindi all'origine del pensiero romantico, se vogliamo, quello che vede la contrapposizione tra la natura benigna e la società malvagia, corruttrice dell'umanità, negatrice della libertà degli individui. E tuttavia questo accostamento alle teorie rousseauiane e a una considerazione positiva della natura rappresenta una fase temporanea nella maturazione di Leopardi, il quale, come sappiamo, abbandonerà il cosiddetto pessimismo storico a favore di quello che i critici definiscono come pessimismo cosmico, nel quale la natura assume invece il carattere, la veste, il ruolo di una matrigna, e questa conversione, per così dire, si riscontra a partire dall'operetta morale intitolata Il dialogo di un islandese e della natura. Sempre del romanticismo nordico, invece, in questo caso, Leopardi non condivide il gusto per l'orrido, per la notte contrapposta al giorno, per la tradizione popolare, quella per esempio che si esprimeva nella ricostruzione delle fiabe realizzata dai fratelli Grimm, e anche per la irruenza dello stile, a cui invece Leopardi contrappone un criterio di misura, di eleganza formale, che caratterizza tutta la sua produzione, che è realizzata, stiamo parlando delle poesie, in genere attraverso l'uso del verso libero, dell'endecasillabo nella prima fase, e nei canti, a partire dai canti pisano-recanatesi, come vedremo, invece dall'applicazione di schemi che hanno la loro base la combinazione di endecasillabi e di versi settenari. Quindi ci sono molte ragioni per considerare Leopardi una figura a parte rispetto al mainstream del romanticismo europeo nei temi e nel linguaggio, e dello stesso romanticismo lombardo che rappresentava la parte più consistente della poesia, della letteratura dell'epoca, che era ispirata a intenti pedagogici che Leopardi non condivideva, e neppure, diciamo, all'aspirazione a parlare a un pubblico più vasto rispetto a quello tradizionale, un pubblico fatto prevalentemente di borghesi, dal momento che invece Leopardi ha una visione aristocratica della cultura e non mostra nessuna preoccupazione di volgarizzare, per così dire, le sue tesi e di banalizzare il suo stile.
tuttavia ci sono anche elementi di vicinanza, di contiguità al romanticismo, in particolare per la sua tensione verso l'infinito, l'indefinito, verso la relazione tra illusione e realtà, e per il senso del dolore cosmico che percorre soprattutto l'ultima parte della produzione poetica di Giacomo Leopardi. Ma in che cosa consiste la produzione poetica di Leopardi? Noi la etichettiamo complessivamente con il titolo di Canti. Il canto fa riferimento alla lirica, è una novità nella definizione dei generi poetici italiani e comprende poesie che hanno soggetti diversi e uno stile che subisce delle variazioni, anche se in fondo non sono variazioni sostanziali. Allora c'è una prima fase della poesia di Leopardi che è quella delle canzoni. Le canzoni vengono pubblicate da Leopardi a Bologna, dove Leopardi si era trasferito, passando da Recanati e da Milano, come sappiamo. Le canzoni del 1824 si distinguono dalla produzione successiva di Giacomo Leopardi. Hanno ancora intenti di natura civile. Sono poesie più fortemente ispirate al classicismo e caratterizzate da uno stile aulico. Sono poesie dedicate alla sorella in occasione del suo matrimonio. C'è una poesia intitolata All'Italia, c'è una poesia che si intitola Sopra il monumento di Dante, c'è una poesia dedicata al cardinale Angelo Mai, uomo di cultura del suo tempo. Sono cioè componimenti che hanno un contenuto civile e che presentano tutti un forte spunto polemico nei confronti della presente, della storia. La contrapposizione qui è ancora quella tra la natura e l'individuo ingenuo e incorrotto e le deformazioni provocate dalla storia, da un tempo reo e malvagio che ha piegato la natura degli uomini alle esigenze del cosiddetto progresso, che per Leopardi rappresenta invece un regresso dell'umanità. Queste poesie hanno dentro di sé anche spunti fortemente polemici che corrispondono a uno stile irruento, in fondo, che conosce i toni dell'invettiva, dell'esposizione violenta, delle ragioni di opposizione al presente e corrispondono alla fase, in fondo, del cosiddetto pessimismo storico. Sempre a Bologna nel 1826, Leopardi pubblica i versi, le canzoni, nel 24, i versi, 2 anni dopo, che contengono gli idilli. La parola idillio significa quadretto, era una parola, un'espressione che indicava nell'antichità la descrizione di scene, di situazioni, attraverso componimenti brevi, erano dei bozzetti, espressione che Leopardi utilizza dopo che gli idilli nella poesia arcadica nel 6-700 il termine idillio era stato utilizzato per indicare la descrizione di scene pastorali, appunto arcadiche. Qui invece è la soggettività del poeta la protagonista. Il quadretto che viene rappresentato è fatto delle sensazioni che il poeta stesso prova e manifesta attraverso queste brevi poesie. E sono poesie che contengono in sé alcuni dei capolavori di Leopardi, come l'infinito,
come la sera di festa, e sono caratterizzate rispetto alle canzoni da un tono più colloquiale e meno solenne. Il clou, diciamo così, della produzione di Leopardi si verifica attraverso i cosiddetti canti, che vengono pubblicati in tre fasi diverse. Dapprima a Firenze nel 1830, nel periodo in cui Leopardi vive in quella città e fa la conoscenza con l'amico Antonio Rinaldi, che curerà le edizioni successive. La seconda edizione, infatti, viene pubblicata a Napoli nel 1835, 2 anni prima della morte di Leopardi, e comprende poesie scritte dopo il 1830. La versione definitiva, la terza edizione dei Canti, viene pubblicata di nuovo a Firenze nel 1845, quindi è un'edizione postuma, pubblicata dopo la morte dell'autore e curata da Antonio Rinaldi, l'esecutore testamentario di Giacomo Leopardi. Dei Canti pisano-recanatesi fanno parte i grandi o grandi idilli, fanno parte altre poesie molto conosciute, come A Silvia, come La quiete dopo la tempesta, come Il sabato del villaggio, come Il canto notturno di un pastore errante nell'Asia. E rispetto agli idilli, i canti pisano-recanatesi realizzano, esprimono un salto di qualità. Il linguaggio qui è limpido e musicale, dicono i critici, è più misurato, non contiene invettive come le canzoni o sfoghi accorati come gli idilli, ma piuttosto espressione triste, malinconica e più misurata dei sentimenti del poeta. Dei canti fanno parte anche il ciclo di Aspasia e altre poesie. Il ciclo di Aspasia nasce da una dolorosa esperienza di Leopardi, quella dell'amore non corrisposto per Fanny Targioni Tozzetti. Aspasia era l'etera, diciamo una donna di facili costumi, amica e consigliera di Pericle, il grande leader politico dell'Atene democratica, con cui Leopardi identifica la donna amata e che provoca in lui una forte delusione, ed è anche l'occasione, ancora una volta, per esprimersi sulla durezza della vita e in particolare sulle illusioni dell'amore. Ci sono poi, della quinta componente dei canti, altre poesie che Leopardi scrive in una fase in cui è interessato a polemizzare in modo frontale, anche violento, possiamo dire, con la cultura dei cattolici liberali e dei moderati con cui era entrato in contatto in Toscana, nel periodo fiorentino. Di queste poesie fa parte la Palinodia al conte Gino Capponi. Palinodia significa ritrattazione. Utilizzando uno schema simile a quello di Parini nel giorno, cioè l'antifrasi, finge di ritrattare, cioè di sconfessare le sue posizioni che erano opposte a quelle di Capponi, che era un riformatore, un liberale, il cui pensiero era orientato verso l'ottimismo nei confronti del futuro e la fede nella provvidenza. Così come un'altra opera fortemente polemica era Batrachiomachia, la guerra tra i topi e le rane, che rappresenta la sconfessione, diciamo così, dei moti rivoluzionari avvenuti nel Regno di Napoli. I topi sarebbero i liberali che avevano combattuto invano contro le rane, e cioè i borbonici, aiutati dai granchi, e cioè gli austriaci.
sono poesie che rappresentano un po' un'eccezione nel panorama dei canti. E infine, l'ultima opera, irrilevante, secondo alcuni, la più significativa di Leopardi è La Ginestra, e cioè un lungo componimento poetico scritto poco prima della morte, mentre Leopardi, ospite di Ranieri, si trovava a vivere in una villa alle pendici del Vesuvio e osservando la ginestra, il fiore del deserto, che aveva saputo resistere anche all'invasione della lava, riflette sulla caducità delle civiltà e dell'esistenza degli individui, sulla crudezza della vita. E tuttavia, dopo aver criticato i miti che si andavano affermando nel suo tempo, il mito del progresso, la fiducia nel futuro di questo secolo sciocco, questa poesia dice: venite qui a vedere voi che siete i lodatori del progresso. Su queste pendici del Vesuvio è stampato il vostro motto. La ginestra contiene una visione positiva, però, alla fine della storia. La necessità che gli uomini si uniscano, cessando di competere fra di loro, in una lotta di resistenza contro una natura malvagia che da sempre li tiene in scacco e travolge anche i loro tentativi di avanzare sul piano della civilizzazione. Vedremo poi nel dettaglio i contenuti di alcune di queste poesie, in particolare della Ginestra. E ora iniziamo la lettura di alcuni dei componimenti di Leopardi, a partire da quello che forse è più celebre, l'Infinito. Leopardi lo scrisse a Recanati nel 1819, quando era ancora molto giovane, come sappiamo, essendo nato nel 1798, quindi 21 anni, viene pubblicato per la prima volta su un periodico bolognese, poi Versi, di cui abbiamo parlato nel 1826 e infine nei Canti nelle successive edizioni. Questa poesia è scritta in endecasillabi sciolti, come accade per tutti gli idilli. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io, quello infinito silenzio, a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. L'ermo colle è un'altura che si trova nelle vicinanze di Recanati, dove Leopardi afferma di recarsi spesso, frequentemente. È interessante l'incipit, sempre, che allude alla immobilità, alla fissità di una condizione nella quale Leopardi ci dirà di percepire il senso dell'infinito. Ermo significa solitario, viene da eremo, da ermo, la stessa radice di eremita, e dunque è la solitudine la condizione che viene descritta. E quest'altura è chiusa da una siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
cioè che impedisce la vista di gran parte dell'orizzonte. Ma sedendo e mirando, fissando, io vedo spazi interminati, senza confini, dirà da questa siepe. Vi è qui un contrasto tra il finito, tra ciò che ha un nome e un cognome, per così dire, tra le specifiche realtà e qualcosa che invece non ha confini. E io avverto sovrumani silenzi e una profondissima quiete. E io nel pensiero mi fingo. Allora, l'espressione fingo è un'espressione che ha tanti significati, è un'espressione che noi utilizziamo anche nel termine inglese fiction, cioè fa riferimento all'immaginazione, a qualcosa che non è vera, ma è finta. Io fingo in qualche modo, usiamolo con l'accezione corrente questo termine, io fingo di avvertire sovrumani silenzi e spazi interminati, perché non ne ho la percezione. E questa esperienza è così travolgente da rischiare, da far rischiare al poeta di perdersi il cor. Per poco non si spaura, viene preso da terrore. L'esperienza dell'infinito è un'esperienza sconvolgente. Udendo stormire il vento fra queste piante, io paragono quell'infinito silenzio questa voce, alla voce del vento che fa stormire le piante, e mi sovviene l'eterno, e mi viene in mente l'eterno, e il passato, le morte stagioni, e quella attuale, presente e viva, e il frastuono della società, del suo tempo. Così, tra questa immensità, s'annega il pensiero mio. Si svanisce, va a fondo. La capacità di leggere la realtà si perde nella dimensione dell'infinito. E per me però è dolce naufragare in questo mare, perdersi, il perdersi della coscienza individuale nel mare dell'infinito che provoca un senso di dolcezza. Ora si potrebbe dire che questa è una poesia per eccellenza romantica che richiama la filosofia di alcuni autori tedeschi, in particolare a me viene in mente il grande filosofo Schelling. La seconda poesia che leggeremo è invece La sera del dì di festa. Non ci sono analogie nascoste nella poesia di Pascoli, neppure in questa che viene pubblicata anch'essa a Bologna, come ho ricordato, sul periodico, poi nei versi del 26, nei canti del 1831 e nelle edizioni successive. Questa poesia, nel titolo, ci fornisce un'indicazione molto precisa sul contesto che viene descritto, cioè è la sera di un giorno di festa. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una poesia più lunga dell'infinito e composta in endecasillabi sciolti. Dolce e chiara è la notte, è senza vento, è queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna. E di lontan rivela serena ogni montagna. O donna mia, già tace ogni sentiero, e pei balconi rara traluce la notturna rampa. Tu dormi, che t'accolse agevol sonno nelle tue chete stanze, e non ti morde cura nessuno. E già non sai né pensi quanta piaga m'apristi in mezzo al petto.
Tu dormi. Io in questo ciel che si benigno appare in vista, a salutar m'affaccio. È l'antica natura onnipossente che mi fece all'affanno. A te la speme leggo, mi disse, anche la speme. Ed altro non brilli negli occhi tuoi se non di pianto. Questo dì fu solenne, or dai trastulli prendi riposo. E forse ti rimembra in sogno a quanti oggi piacesti e quanti piacquero a te. Non io. Non già ch'io speri, al pensier ti ricorro. Intanto io chieggio quanto a viver mi resti. E qui per terra mi getto e grido e fremo. O giorni orrendi, in così verde etade. Ahi, per la via odo non lunge il solitario canto dell'artigian che riede a tarda notte dopo i sollazzi al suo povero ostello. E fieramente mi si stringe il cuore a pensar come tutto al mondo passa e quasi orma non lascia. Ecco, è fuggito il dì festivo e dal festivo il giorno volgare succede e se ne porta il tempo ogni umano accidente. Or dov'è il suono di quei popoli antichi? Or dov'è il grido dei nostri avi famosi? E il grande impero di quella Roma, e l'armi, e il fragorio che n'andò per la terra e l'oceano? Tutto è pace e silenzio, e tutto posa il mondo, e più di loro non si ragiona. Nella mia prima età, quando s'aspetta bramosamente il dì festivo, or poscia ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, premea le piume. E dalla tarda notte un canto che s'udia per i sentieri, lontanando morire a poco, già similmente mi stringeva il cuore. Come abbiamo visto, questa poesia, a differenza di quanto avverrà nei canti pisano-recanatesi, cioè nella fase successiva a quella degli idilli, contiene espressioni accorate, tristi, persino delle invettive. Il lamento del giovane Leopardi, la poesia fu scritta nel 1820, quindi Leopardi era ancora appunto molto giovane. I lamenti del giovane Leopardi sono espressi in modo davvero accorato, con espressioni che a noi possono apparire anche enfatiche. E si alternano nei versi di questo componimento accuse nei confronti della natura e rimpianti che fanno riferimento al suo stato personale, in particolare al fatto che nel corso della giornata di festa, la donna, sappiamo chi, a cui si riferisce la poesia, è piaciuta molto a lei, possono essere piaciuti altri giovani, ma non il povero Giacomo Leopardi. Ma la riflessione sulla durezza, sulla ingiustizia della vita, porta Leopardi a una riflessione più ampia, a quella legata al destino delle grandi civiltà, in particolare fa riferimento alla civiltà romana. Or dov'è il suono dei popoli antichi? Dov'è il grido dei nostri avi famosi? E il grande impero di quella Roma, eccetera. La conclusione torna ad avere la stessa intonazione dell'inizio, molto suggestivo, dolce, chiara, la notte, senza vento. Sembra l'incipit di una poesia di Petrarca, tutto è pace e silenzio, tutto posa il mondo. La tranquillità, la pace che si prova è anche il prezzo pagato all'oblio della gloria del passato. E la considerazione finale è che quando il poeta da piccolo attendeva desideroso il giorno festivo, dopo che questo giorno
era passato, mentre era a letto provava la stessa sofferenza che sta provando ora. Dolce e chiara la notte senza vento e queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna. La luna è un interlocutore privilegiato nella poesia dei romantici e anche in quella di Giacomo Leopardi. E ogni montagna lontana appare serena. O donna mia, già tace ogni sentiero e per i balconi rara traluce la notturna lampa. Cioè, si vedono soltanto poche luci ancora accesa. Tu dormi perché un facile sonno ti accolse nelle tue stanze quiete e non provi nessuna preoccupazione. Non morde, te non morde, non ti morde cura, cioè preoccupazione, nessuna. E già non sai né pensi quanta piaga apristi in mezzo al petto. Quale ferita mi hai provocato? Tu dormi, io in questo cielo che si benigno appare in vista, che sembra così benevolo, mi affaccio a salutare e l'antica natura onnipossente che mi fece all'affanno che mi ha creato per essere infelice. E qui riporta la possibile risposta della natura. Mi disse la natura, ti nego la speranza, anche la speranza. I tuoi occhi non brillino d'altro se non di pianto. Questo giorno di festa fu solenne, ora dai trastulli, dai divertù, prendi riposo dai divertimenti. E forse ti ricordi in sogno tutti quelli a cui sei piaciuta e quanti ti sono piaciuti, e non io. Io non spero che tu mi stia pensando, che io ricorra nei tuoi pensieri. Intanto io chiedo quanto ancora mi resti da vivere. Ricordiamo che era ancora giovane, aveva 22 anni quando scrisse questa poesia. E qui per terra mi getto e grido e fremo, ecco una delle espressioni enfatiche, delle scene disperate che Leopardi descrive. Oh giorni orrendi, in una età ancora così verde, che brutti giorni sto passando mentre sono ancora giovane. Ah, per la via odo non lungi il solitario canto dell'artigiano che ritorna a tarda notte dopo i divertimenti alla sua povera casa. E mi si stringe fortemente, duramente, aspramente il cuore a pensare come tutto passa nel mondo senza quasi lasciare traccia. Ecco, il giorno festivo è fuggito e adesso succede il giorno volgare, un giorno lavorativo. E se ne porta il tempo ogni umano accidente. Il tempo porta via qualsiasi vicenda umana, dov'è il suono di quei popoli antichi, eccetera, eccetera. Qui torna il rimpianto per le civiltà che sono state sepolte, che sono sparite, tutte, e poi la conclusione, tutto è pace e silenzio. È tutto posa il mondo, dove il mondo riposa. E non si parla più delle civiltà del passato. La conclusione dal verso 40 in poi, lo abbiamo ricordato, è che da piccolo, quando dopo aver aspettato con desiderio il giorno di festa, si accorge che tutto sommato questo giorno era finito, provava lo stesso triste sentimento che prova ora. Anche allora, già similmente, mi stringeva il cuore. La terza delle poesie, l'ultimo canto di Sappho, in realtà fa parte delle canzoni che abbiamo ricordato in precedenza, quelle che comprendono Un giocatore del pallone, l'Italia, la poesia scritta sopra il monumento di Dante, la sorella Paolina in occasione delle sue nozze, che però è diversa nello stile e nell'argomento trattato rispetto alle canzoni che avevano un contenuto civile, come dicevamo, e che si esprimevano, che erano scritte in un linguaggio aulico. Questa Saffo è l'antica poetessa, vissuta tra il VI e il VII secolo a.C., che
Secondo la leggenda, si sarebbe buttata dal promontorio per essersi innamorata di un giovane che non la corrispondeva. Rappresenta il destino infelice. Leopardi si identifica nella poetessa Safo. Anche lui, come Safo, ha un animo nobile, una grande capacità poetica, ma un corpo, una figura che contrasta con le sue qualità morali e intellettuali, e per questo viene rifiutato. Placida notte e verecondo raggio della cadente luna, e tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe nunzia del giorno. O dilettose e care, mentre ignote mi fur le rinni e il fato, sembianze agli occhi miei. Già non arride, spettacol molle ai disperati affetti. Noi, l'insueto allor gaudio ravvia, quando per l'etra liquido si volve e per li campi trepidanti il flutto polveroso di noti, e quando il carro, grave carro di Giove, a noi sul capo, tornando, il tenebroso aere divide. Noi per le balze e le profonde valli, natar Giova tra i nembi, a noi la vasta fuga dei greggi sbigottiti, o d'alto fiume alla dubbia sponda, il suono e la vitrice ira dell'onda. Bello il tuo manto, divo cielo, e bella sei tu, orrida terra. Hai, di cotesta infinita beltà, parte nessuna, alla misera Safo i numi e l'empia sorte non fenno. Ai tuoi superbi regni, vile o natura, e grave ospite addetta e dispregiata amante, alle vezzose tue forme il core e le pupille invano supplichevole intendo. A me non ride l'aprico amargo, e dalle eterea porte il mattutino albor, me non il canto dei colorati augelli, e non dei faggi il murmure saluta. E dove all'ombra degli inchinati salici dispiega candido rivo il puro seno, al mio lubrico pie le flessuose linfe disdegnando sottragge, e preme in fuga l'odorate spiagge. Morremo, il velo indegno a terra sparto rifuggirà l'ignudo animo a dite, il crudo fallo emenderà del cieco dispensator dei casi. E tu, cui lungo amore indarno e lunga fede e vano d'implacato desio furor mi strinse. La parafrasi di questa poesia, che non si conclude qui, è contenuta sul libro di testo. Si tratta di una poesia la cui interpretazione presenta qualche difficoltà, che ha un incipit simile a quello della sera del dì di festo. Placida luna e verecondo raggio della, udico casto, della cadente luna. E tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe nunzia del giorno è il pianeta Venere. Queste immagini erano care al poeta, dilettose e care, prima che egli fosse colpito dalla sventura. Perché ora, già, vuol dire ormai, adesso invece, non arride spettacol molle ai disperati affetti. Cioè uno spettacolo dolce non è confacente a un animo disperato. E questo è il destino di Safo, è Safo che sta parlando. Si lamenta del fatto che la natura si presenti in un modo così attraente, mentre lei, per sfuggire al contrasto tra il suo aspetto, il suo dolore e lo spettacolo della natura, per le balze e le profonde valli, natar Giove tra nembi, sceglie di recarsi tra le nuvole, tra le balze e le valli profonde. Ama la vasta fuga dei greggi sbigottiti. O guardare le onde
vincitrici e sentire il loro suono, le onde del fiume. Cioè ama gli spettacoli terribili, ciò che appare come negativo nella natura. Qui siamo di fronte, per certi aspetti, alla poetica del sublime, quella che contrappone appunto lo spettacolo sconvolgente della natura alla compostezza dell'animo, e in questo produce un effetto poetico. Che cosa è accaduto alla povera Saffo? Di essere stata rifiutata. E alla fine, dopo aver proseguito nella sua lamentazione, dirà che l'attende la morte e il velo indegno a terra sparto rifuggirà l'ignudo animo a dite. Lascerà il suo corpo, il velo indegno, e l'anima ritornerà. Andrà verso l'inferno, verso Dite, è una citazione questa tratta dall'Eneide di Virgilio. Nella parte finale c'è una considerazione disperata sulla vita. Ogni più lieto giorno di nostra età, primo si invola, sottentra il morbo, la malattia, e la vecchiezza, e l'ombra della gelida morte. Ecco qual è il destino dell'uomo. Il canto disperato di Saffo è però anche il lamento di Leopardi. Anche Leopardi, lo stesso contrasto tra la nobiltà dell'animo e l'aspetto fisico, rappresenta una contraddizione che viene però interpretata in una chiave più generale. È la natura che si prende gioco degli uomini, che delude le loro aspettative e che, dopo averli illusi per tutta l'esistenza, senza che mai i loro propositi possano realizzarsi in modo felice, alla fine li conduce verso la morte. Saffo si identifica, Leopardi si identifica dunque con Saffo, anche se non sceglierà, come poetessa, secondo la leggenda, la via di fuga del suicidio.